Centro Revisioni Florio Calandra. Buongiorno da Dario Pasta, ben trovati a Fil Rouge News Sport. Parliamo di un museo in uno spazio en plein air su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati già individuata e disponibile per allestimento. Un museo che, nella prospettiva della promozione di una sana cultura sportiva, con interessamento di istituti scolastici, università, associazioni operanti nel territorio e partner internazionali con i quali sono già stati sottoscritti protocolli d'intesa, sarà totalmente gratuito per visitatori e fruitori. È stato presentato a Roma il progetto condotto da Massimo Costa, ex numero uno dello sport siciliano, in visita al presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Costa, lo ricordiamo, candidato alla carica di componente della giunta nazionale del CONI in rappresentanza dei comitati regionali per il quadriennio 21-24, è in collegamento con noi. Ben trovato Massimo. Ben trovati, buongiorno, buongiorno. E allora, prende consistenza l'idea del Museo dello Sport in Sicilia, è prevista già una data, il 15 settembre 2021. Massimo, ci vuoi parlare meglio di questa iniziativa? Sì, diciamo che è la realizzazione di un sogno di tantissime persone, quello di poter celebrare la memoria dello sport. Spesso noi guardiamo al futuro o al presente, ma dimentichiamo le nostre origini, dimentichiamo le nostre vecchie gesta. Invece credo che sia importante volgere uno sguardo al passato, anche con spirito critico, perché non è detto che tutto quello che è stato fatto sia sempre tutto buono, ci sono anche delle cose, ma guardando al passato e anche agli errori commessi si può programmare sicuramente meglio il futuro. È un'iniziativa, io amo definirla di filantropia, perché dietro non c'è nessuna logica di business, non ci sono finanziamenti pubblici, è un'iniziativa che si muove solamente su capitali e privati e sulla voglia dei privati di consegnare alla storia magari anche parte dei propri ricordi, perché ci muoviamo anche su donazioni di privati che hanno raccolto per tanto tempo dei cimeli straordinari e che magari rischiano di finire in qualche soffitta, dimenticati o addirittura peggio, conferiti, diciamo, fra le cose che non servono più. Per cui abbiamo pensato di mettere insieme tutte queste anime buone e creare qualcosa di diverso, qualcosa di unico, considerando sia l'idea di fondo che quella di lavorare tenendo conto anche della pandemia, quindi abbiamo pensato a una superficie interamente all'aperto, così da essere sempre fruibile, e a un'iniziativa che sia totalmente gratuita per i cittadini, per gli studenti, per gli appassionati e per gli amanti dello sport. Ovviamente è un progetto molto interessante che vuole veicolare le persone verso lo sport, cittadini, studenti, ragazzi e quant'altro. Massimo, per proseguire, quello che è stato e sarà, ce lo auguriamo tutti, il binomio vincente Sicilia e Sport. Ti chiedo di approfondire anche questa tematica dando anche un'occhiata, Massimo, a quella che è la situazione attuale dello sport in Sicilia tra competizioni purtroppo per ora ferme a causa del Covid e soprattutto, Massimo, ci terrei a sottolineare l'impiantistica sportiva. Beh, tu dici una cosa sicuramente importante. Questa iniziativa nasce anche con la voglia di restituire a Palermo e alla Sicilia la sua centralità. La Sicilia è sempre stata un crocevia importante dal punto di vista sportivo, fucina di grandissimi campioni, ma anche di straordinari eventi sportivi. Credo che sia importante ricordarcelo, soprattutto ridare centralità al nostro movimento sportivo. Questo sarà un posto che sarà messo a disposizione di tutte le federazioni sportive nazionali, di tutte le discipline sportive, di tutti gli enti di promozione sportiva. Noi lo abbiamo definito la casa dello sport, dove ciascuno potrà raccontare la sua storia per programmare anche il suo futuro. Abbiamo anche tanti cimeli veramente carini e tante storie molto interessanti. Spesso dimentichiamo che Palermo è stata la culla dello sport, ancora prima delle guerre mondiali. Sono nate delle iniziative straordinarie grazie a famiglie che poi hanno raccontato e hanno fatto la storia
di questa terra, con collegamenti internazionali straordinari. Stiamo rintracciando e tessendo tutta questa trama, che è una trama fitta, ricca di contenuti molto belli, che restituiscono l'immagine di una Palermo e di una Sicilia che forse in questo momento non riusciamo a scorgere, ma di una grande Palermo e di una grande Sicilia sportiva. Ed è anche un segno di un'attenzione verso la speranza, perché certamente in questo momento di grande difficoltà per tutto lo sport, di stasi, di fermo e di grandi preoccupazioni, di grandi paure, credo che lanciare dei messaggi di speranza sia veramente importante. E tante importante, veramente, tante volte ancorandosi alla storia si possono trovare degli spunti per programmare il futuro. L'impiantistica, indubbiamente, a Palermo e in tutta la Sicilia, non lo racconto io, sono decenni che ci portiamo grandi difficoltà. Io credo che lì bisogna fare anche delle battaglie sulla burocrazia. È impensabile che il palazzetto dello sport venga consegnato all'oblio, sostanzialmente a Palermo, così Praticamente come tante altre abbandonato a se strutture stesso. sportive. Sì, assolutamente impensabile in una città che non ha spazi sportivi, in una città che ha una sola piscina comunale dove da altre parti ce ne sono 15, 20. Credo che sia importante rinsaldare un ragionamento con il mondo della politica che ultimamente è stato un po' sordo e un po' disattento rispetto alle nostre istanze, e credo che lì il CONI, credo il presidente D'Antoni al momento, debba fare un grosso sforzo per riattivare l'attenzione. Voglio anche complimentarmi per questa iniziativa relativa ai tamponi gratuiti per gli sportivi, perché credo che sia un segno corretto della direzione corretta da intraprendere, quindi di una nuova attenzione al mondo dello sport. E se il museo può contribuire a riaccendere i riflettori e a essere un'ulteriore occasione di dibattito pubblico sull'argomento, credo che sia una buona cosa. Hai accennato, Massimo, l'iniziativa dei tamponi anti-Covid gratuiti per tutti gli atleti che svolgono competizioni agonistiche a livello non professionistico. Ecco, sicuramente è un punto d'arrivo molto importante nel contenimento del Covid, Massimo. Sì, è sicuramente un punto di partenza, io non direi di arrivo, direi di partenza per una rinnovata attenzione verso il settore dello sport, che purtroppo, e secondo me a torto, è stato considerato parte del problema, cioè come se lo sport fosse tra gli untori. Io credo che invece, come la scienza ci dice, che lo sport faccia parte della soluzione e non del problema, e che sia uno dei più grandi alleati, anzi sicuramente il più grande alleato della salute. Considera che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale, e non come solo assenza di malattia. Io credo che le nostre strategie si siano concentrate solo sull'assenza di malattie e abbiano dimenticato tutto il resto. Credo che invece lavorare per un cittadino che abbia una struttura fisica efficiente, che produca le difese immunitarie autonomamente, chiaramente poi con l'ausilio del vaccino vengono potenziate, però credo che sia una cosa molto importante e che sia stata ultimamente sottovalutata. Per cui ritengo che questa iniziativa si inserisca e si debba inserire nel solco di una progressiva nuova attenzione verso il mondo sportivo, che diventi quello che già è per sua natura il più grande alleato della salute dell'uomo. Parliamo anche dello sport visto dalla parte non solo dell'atleta, ma anche del semplice appassionato. Massimo, ti faccio una domanda molto semplice e molto diretta. Tu sei uomo di sport, ovviamente sei nell'orbita CONI. Ti chiedo quanto manca allo sport il pubblico sugli spalti? Abbiamo visto che gradatamente si proverà a reinserire il pubblico a partire dagli europei, altre manifestazioni. Ma davvero lo sport senza pubblico, Massimo, è tutta un'altra cosa, no? Ma non c'è dubbio, devo dire che arrivano esperimenti incoraggianti. Diciamo, la cronaca ci consegna un concerto a Barcellona, con migliaia di persone e con forse nessun contagiato. Quindi questo fa ben sperare. Lo sport chiaramente vive di pubblico, perché le emozioni che regala il pubblico sono uniche. Il tifo dello sport, fa parte proprio della nostra cultura moderna e contemporanea. Per cui credo che sia importante ritrovare il pubblico, ritrovarlo per gli stimoli che ricevono i grandi campioni, ma per l'atmosfera magica, unica che si crea, ma anche come valvola di sfogo sociale per intere famiglie che avevano questa occasione per celebrare anche un momento di condivisione, per interi gruppi di amici che nel tifo ritrovano la loro passione comune. Quindi credo che sia assolutamente importante e credo che si possa anche fare perché gli sportivi, così come i tifosi, sono persone abituate alle regole.
sono abituate a rispettarle. Abbiamo già migliaia di regole che presidiano le competizioni sportive e il tifo delle competizioni sportive. Se devono essere più stringenti, che lo siano, ma che siano nel solco delle scelte razionali, non delle scelte folli e dettate solo dalla paura, perché molti impianti hanno spazi enormi disponibili, per cui con un corretto contingentamento, con un corretto distanziamento, credo che così come si voli in aereo, così come si vada sugli autobus, si possa ancora con maggiore sicurezza e con maggior, diciamo, certezza, di assenza di contagio, farlo nei confronti di impianti che hanno spazi molto, molto ampi. E non vale solo per lo sport, questo ovviamente vale anche per i teatri e per altre categorie che in questo momento sono in grossa difficoltà e che quasi sempre riguardano la cultura e il benessere dei cittadini. La Sicilia è ancora costretta alle restrizioni dovute alla diffusione del Covid, Palermo che cambia colorazione. Massimo, ti chiedo in conclusione, lo sport è davvero un veicolo di rilancio per la nostra isola? Ma lo è certamente, ma non solo dal punto di vista economico, perché questo è evidente. All'interno del comparto sportivo lavorano veramente migliaia di persone che in questo momento hanno avuto e hanno grandissime difficoltà. Gli imprenditori del settore sportivo, che poi sono degli imprenditori spesso particolari, che sono al confine fra il volontariato e l'imprenditoria, sono anche loro in grandissima difficoltà. Quindi programmare una progressiva apertura e un rilancio del settore significa sicuramente dare una boccata di ossigeno a tante famiglie siciliane, ma dico di più, ci sono tanti ragazzi che non facendo sport si sono rinchiusi nella realtà virtuale, nei videogiochi, nelle chat, non escono più di casa e questo è un grossissimo problema, è un grosso danno dal punto di vista sociale e anche del sistema sanitario che poi dovrà caricarsi la soluzione di questi ulteriori problemi. Per cui ritengo che riaprire progressivamente lo sport in maniera intelligente, chiaramente senza eccessi e con regole certe, ma ripeto, sullo sport siamo sicuri perché è il nostro mestiere insegnare le regole ai più giovani, figuriamoci rispettarle noi direttamente. Per cui ritengo che sia necessario cambiare strategia e dare allo sport il ruolo che merita, quello di soluzione, di parte della soluzione del problema, quindi colui che aiuta a prevenire il Covid e non certo a diffondere. Bene, ringraziamo Massimo Costa, ricordiamo componente della Giunta Nazionale del CONI in rappresentanza dei comitati regionali per il quadriennio 21-24. Massimo, avremo modo di risentirci, vedremo come andrà avanti l'iniziativa del Museo Internazionale dello Sport con data prevista di inaugurazione il 15 settembre del 2021. Grazie ancora Massimo e buon lavoro. Grazie a voi, vi aggiorneremo via via sui lavori. Bene, rientriamo in studio. Abbiamo dato spazio a questa iniziativa del Museo Internazionale dello Sport, l'abbiamo fatto con Massimo Costa. Ricordo che l'approfondimento di Fil Rouge, l'informazione, proseguirà ogni giorno con gli appuntamenti delle 12 e delle 18 a partire dalla rassegna stampa di Buongiorno Sicilia. Queste produzioni le potete trovare, cliccare e condividere sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram e rivedere per intero le puntate sul nostro canale YouTube. Ringrazio Alessandro Rinaudo che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di giornata.